Ciao a tutti amici lettori. Allora, oggi siamo qui per fare un tag che chiude l'anno. Avrei voluto fare altri video, sì, però il tempo è quello che è, quindi vi beccate questo. Ovviamente è l'ultimo video dell'anno perché sabato prossimo parto e non credo di farcela girare altri video, quindi sicuramente ci vedremo con i buoni propositi dell'anno. Intanto rispondiamo alle domande di questo tag che è the Hand of the Year Book Tag. Allora, la prima domanda è: c'è qualche libro che hai cominciato quest'anno che vorresti finire? È impossibile finire, però io mi ci metto di impegno anche perché oggi è esattamente il 16 dicembre, quindi in così pochi giorni dubito, anche perché andando in vacanza e facendo una vacanza per cui a parte il volo non penso che leggerò così tanto. Boh, comunque vi sto parlando di Ore giapponesi di Fosco Malaini. Allora, io qua in mezzo sono arrivata qui, c'è la mia bella matitina per tenere il segno e sì, è uno di quei libri che si leggono con molta calma, anche se una volta che siete immersi, veramente lo finireste. Però, data la dimensione, capite che non è un libro da portare a letto, quindi è difficile la lettura di questo libro, insomma, a meno che tu non leggi seduto a un tavolo e cosa che io faccio molto raramente. È uno di quei libri che vorrei finire, come no. C'è un libro autunnale che ti aiuti a transitare verso la fine dell'anno. Allora, il libro più autunnale che ho in libreria, accidenti sti capelli che qua mi si gonfiano, vabbè, è ovviamente questo, di Natsume Soseki, Raffiche d'autunno. Il nuovo libro che è uscito per la Lindau, il titolo più azzeccato di questo non ci può stare, insomma. L'altra raccolta pubblicata da Lindau mi è piaciuta tantissimo, che era Piccoli racconti di un'infinita giornata di primavera, e ne avevo parlato in un video dove parlavo di racconti e che magari vi lascio qua sotto. Le atmosfere sono sempre molto belle e se anche questa volta è così, non vedo l'ora di leggerlo. Poi c'è una nuova uscita che stai ancora aspettando? Sì, penso sia già uscito o in questi giorni sta uscendo e è L'albero della speranza di Arai Man, io lo leggo come si dice, e è una pubblicazione delle edizioni EO. Verso l'uscita il 6 dicembre, quindi vabbè, la domanda è quella che è, io rispondo sempre, però di altre nuove uscite non sono a corrente al momento, per fortuna. E parla dell'albero della speranza, l'ultimo albero rimasto in piedi sulla costa di Fukushima in seguito allo tsunami del 2011. Deve trattarsi di una specie di metafora della vita umana, questa vicenda della storia giapponese che viene raccontata attraverso questa metafora. E devono esserci anche le foto dell'albero, da quanto ho capito. Quali sono tre libri che vuoi leggere prima della fine dell'anno? Allora, per questa domanda voglio essere un po' più, come dirvi, precisa, nel senso no precisa, però più realistica, e quindi mostrarvi il mio Kindle e dirvi quali libri ho attualmente in lettura. Ho due libri in lettura sul Kindle, ebbene sì, e un altro che appunto vorrei finire entro la fine dell'anno. Allora, uno è 12 racconti di Natale. Allora, questo libro ne hanno parlato benissimo, cioè benissimo. L'ho visto tanto in giro, l'ho visto su Instagram e tanti ne hanno parlato bene.
Io sto leggendo un po' alla volta i racconti insieme a tre ragazze, diciamo, forse siamo in tre, se non di più, del gruppo Il richiamo dei libri. Sotto qua ci sono i vari link. E devo dire che per fortuna non sono l'unica a avere i dubbi su questo libro, perché sono dei racconti che me ne è piaciuto uno fino adesso, ha un'atmosfera bellissima, ma gli altri proprio zero. Quindi, boh, li finisco perché sono racconti, quindi sono di facile lettura, spezzando di qua e di là con altre letture, quindi ce la posso fare. Sono contenta di averlo preso in ebook perché non ho idea di quanto costi il cartaceo, però sono contenta di non aver speso i soldi, anche perché è intervallato. Dopo ogni racconto c'è una specie di racconto ricetta. Le sto saltando tutte. Lo so, c'è a chi piacciono queste ricette e c'è a chi non piacciono. Io sono quella che dice no. Ne ho letta una, anzi neanche, non l'ho neanche finita e adesso le sto saltando praticamente tutte. E anche le mie compagne di lettura stanno facendo così. Quindi non sono l'unica, non sgridatemi. Altro libro che ho iniziato pochi giorni fa, sempre assieme a una ragazza, cioè lo sta leggendo anche lei, sempre da Instagram, ho visto che questa ragazza, che è Milena, che saluto tanto, ciao Milena, lo voleva leggere, gli ho detto ce l'ho anch'io, quindi ho colto la palla al balzo, e è questo qui. The Hate You Give. E questo devo dire mi sta piacendo perché tratta dei temi che mi sono molto cari. Per farvi capire, una delle prime scene del libro parla di questa coppia di ragazzini di colore che vengono fermati dalla polizia. Cosa succede quando una coppia di ragazzi di colore vengono fermati dalla polizia e qui, se non sbaglio, siamo in America. Provate a pensarci e vi dico solo che questo mi ha già fatto incazzare tantissimo questa parte del libro e quindi spero che andrà avanti così. È un libro per ragazzi, quindi leggetelo sempre con quello spirito, però potrebbe essere un buon libro per ragazzi. L'ultimo, La sostanza di cui sono fatti i sogni, il grande teatro di Shakespeare. E quindi vorrei tanto leggerlo. E il prossimo che dovrei leggere è Giulio Cesare. E c'è ancora un libro che potrebbe sorprenderti e diventare il tuo preferito dell'anno. Dato che i libri che ancora voglio leggere non sono poi così tanti, uno che ho preso da poco per solo 1 euro e che non è poi così massiccio e che potrebbe stupirmi è questo. Scusate però alla copertina perché si trattava di una vendita da una biblioteca e è di Yasushi Inoue, La montagna Hira. E sono tre racconti, se non sbaglio, sempre con un'atmosfera tra reale e immaginario e quasi poetico, diciamo, da quello che ho capito leggendo la trama, e deve essere molto particolare. L'ultima domanda è: hai già cominciato a fare piani libreschi per il 2018? Assolutamente sì. Allora, quest'anno è stato un anno particolare, un anno di letture, non so quante ne ho fatte, infatti penso che ormai non vedrete un riassunto delle letture, a meno che non esca probabilmente una top 5 o qualcosa del genere. E non ho letto tantissimo rispetto ad altri anni, anche se non ho conteggiato i libri, quindi non vi so dire. L'unica cosa che io mi sono imposta di fare
per adesso e che vi voglio buttare là in anteprima è quella di scaricarmi subito l'applicazione di Goodreads e tenere aggiornate le mie letture, perché ho capito che scrivere sull'agenda non fa per me. Io i primi mesi dell'anno ho scritto, mi sono appuntata tutto, poi è andato tutto nel dimenticatoio. Avere sul telefono un'applicazione sia l'unica soluzione possibile per me. E per gli altri buoni propositi vi farò sapere. Guarderò il video che ho girato esattamente un anno fa e vediamo se prima di tutto ho rispettato i propositi per quest'anno. Penso proprio di no. E poi vi darò i propositi per il 2018. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio e buone letture. Ciao ciao e anzi no, anche buon Natale e felice anno nuovo, perché mi sa che non ci vedremo più. Ciao!